60 minuti. I protagonisti della politica nel salotto di Bruno Socillo. Gentili ascoltatori, buongiorno da Bruno Socillo. Oggi più che mai, lo diciamo quasi tutti i lunedì ormai, comincia una settimana decisiva. Al termine della nostra trasmissione, che durerà circa un'ora, il segretario del PD Matteo Renzi salirà al Colle per ricevere l'incarico dal capo dello Stato di formare il nuovo governo, e quindi insomma si apre una settimana densa di avvenimenti e anche di polemiche e di incertezze. Ne parliamo oggi con esponenti di quei partiti, di quelle forze che certamente, viste le loro dichiarazioni, saranno l'opposizione di questo governo. Con noi ci sono Massimiliano Fedriga della Lega, buongiorno e benvenuto onorevole. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. L'onorevole Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, buongiorno Toninelli. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E ci dovrebbe raggiungere a breve Gennaro Migliore, l'onorevole Gennaro Migliore, capogruppo di SEL alla Camera. Allora, cominciamo da lei Fedriga, ma è una domanda che vale a ruoli invertiti anche per Toninelli, anche se diciamo in proporzioni diverse. Comincia questo governo, voi avete detto che discuterete con Renzi di cose concrete, ma non siete interessati al balletto delle poltrone e comunque a Toto Ministri e tutte queste cose che oggi imperversano sui giornali. Ma sì, è successa una cosa nel weekend, che è stata la rottura ormai insanabile, sembrerebbe, tra Berlusconi e Alfano, con uno scambio, come dire, che non è sbagliato definire di insulti, insomma la parola idiota è rimbalzata da una parte all'altra, e con un Berlusconi che viene dato, come dire, furente e quindi disponibile a, come dire, sperimentare con Renzi la voglia di fare una legge elettorale che asfalti le forze intermedie, che quindi, come dire, quasi a voler rialzare quella soglia faticosamente portata a 4,5% per quelli che stanno in coalizione, al 12% per le coalizioni. Voi temete questa prospettiva, cioè che alla fine ci sia, indipendentemente dagli eventi, un accordo tale che tagli fuori poi dalla vita parlamentare le forze che non raggiungono un numero considerevole di voti, cioè superiore, diciamo, al 4-5%? Guardi, a me quello che preoccupa della legge elettorale è come è stata costruita, non gli sbarramenti, l'abbiamo sempre detto, ci hanno voluto portare al centro del dibattito quel cosiddetto salvalega che noi non avevamo nemmeno visto. Era ovviamente una mossa strumentale. Quello che mi preoccupa della legge elettorale, come è stata impostata, almeno in questo momento, sono convinto che cambierà radicalmente, è il fatto che i cittadini non sappiano assolutamente chi eleggono. Con questo sistema elettorale, con collegi molto piccoli e con la ripartizione a livello nazionale, il partito o i candidati che prendono più voti in un collegio non è detto che siano quegli eletti in quello stesso collegio. È insomma l'esatto opposto di quanto oltretutto aveva sancito la Consulta, con la libertà di scelta del proprio rappresentante da parte del cittadino. Su questo noi ovviamente cercheremo di portare avanti le nostre istanze. È chiaro che sono convinto che la legge elettorale non debba essere la priorità. La priorità deve essere la riforma del mercato del lavoro, con un nuovo sistema di tassazione di cuneo fiscale per le imprese, che stanno chiudendo, come lo vediamo ogni giorno, in quanto abbiamo una capacità competitiva nel nostro paese a livello di tassazione che è all'incirca la metà della Slovenia, paese che confina per esempio con la mia città. Noi abbiamo il 68,3% di total tax rate, la Slovenia il 34%, l'Austria il 50%. Se non interveniamo su questo, è chiaro che possiamo fare la legge elettorale migliore del mondo, ma non riusciremo mai più a diciamo andare a ricollegare il cittadino alla politica, perché la politica o dà risposte serie ai problemi concreti, al dramma che sta vivendo il cittadino in un momento di crisi, oppure la legge elettorale sarà semplicemente uno specchietto. Vabbè, per le allodole. Questo è chiaro, ed è, voglio dire, una cosa che voi avete detto sin dal primo minuto. La cosa che io le chiedevo è, siccome molti analisti, che gente che fa il mio mestiere meglio di me o più famosa di me, sostengono che si andrà a votare tra un anno, che si farà sta legge elettorale, si farà forse l'avvio di un percorso di riforme istituzionali e poi si va al voto.
Fino a qualche tempo fa era dato quasi per scontato, anche se voi avete detto, beh, non è proprio detto, che si ricreasse un rassemblement di centrodestra che andava da Alfano, Casini a voi, comprendente Fratelli d'Italia e ovviamente Forza Italia, che secondo i sondaggi aveva anche qualche chance in più rispetto a quello di centrosinistra di andare alla vittoria. Questo scenario è ancora possibile secondo lei, o alla luce di quanto sta succedendo, riferivo a quello che è successo con il nuovo centrodestra, è uno scenario di quelli ipotetici che però ogni giorno perde di credibilità, di realizzabilità? Guardi, ovviamente è sotto gli occhi di tutti che la coalizione di centrodestra con il nuovo centrodestra e Forza Italia si sta inclinando. Detto questo, noi utilizzeremo lo stesso identico metro di misura che utilizziamo col governo Renzi, ovvero se si parla e si vogliono mettere in atto cose che noi condividiamo e riteniamo utili per il Paese, siamo disposti a discutere, ma fare il ragionamento semplicemente con una calcolatrice per capire se si raggiunge il 37% in coalizione mi sembrerebbe assolutamente sbagliato, perché il giorno dopo la vittoria non ci sarebbe nulla da fare, perché non sarebbe un programma condiviso che si possa portare a termine. Guardi, io l'ho vissuto, io sono della scorsa legislatura, con Fini. In quel caso addirittura il programma c'era, ma Fini aveva detto l'esatto opposto di quanto si è promesso agli elettori durante la campagna elettorale. È chiaro che se si parte con queste premesse, per quanto ci riguarda, la coalizione sarebbe impossibile. Se invece si prendono degli impegni seri e vincolanti su tematiche, e noi proponiamo e mettiamo sul tavolo la questione di rivedere Euro, Europa, la questione del lavoro, come le ho detto, mettiamo sul tavolo la questione di cancellare la riforma Fornero, a quel punto siamo disposti a discutere con chiunque, perché ritengo che il momento nel quale la politica è autoreferenziale sia finito. O risolviamo, come ho detto, problemi seri con chiunque, oppure il rischio è che i nostri cittadini il dramma lo continuano a vivere per altri 10-20 anni. Toninelli, di nuovo buongiorno. Lei lo vede, voi del Movimento 5 Stelle lo vedete il rischio, ammesso che per voi sia un rischio, perché poi c'è chi dice che invece a voi tutto sommato questo non sarebbe, per voi non sarebbe un grande rischio, di una polarizzazione che asfalti tutte le forze intermedie e che quindi lasci in piedi poi alla fine PD, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle come terza forza? Noi lo vediamo e come, e la legge elettorale ne è solo uno dei vari esempi. Le dico il tentativo di riforma di deroga del 138, la riforma del regolamento che stanno attuando e la legge elettorale per ultima. Sono tutti esempi che descrivono una deriva antidemocratica che ha un fine preciso ed è sempre lo stesso, quello di modificare le regole per zittire il dissenso, per zittire le opposizioni. Con la legge elettorale, con l'Italicum, che noi abbiamo sin da subito, anzi l'abbiamo fatto con le prime tre astrattissime proposte depositate sempre dal segretario del PD all'inizio del mese di dicembre, l'abbiamo fatto ancora di più con la bozza dell'Italicum, che è una legge elettorale schifezza, perché non solo pone fine alle forze intermedie, ed è inaccettabile pensare che una forza con il 4,5% in coalizione o il 7,9% stando di fuori della commissione della coalizione, cioè con centinaia di migliaia di elettori, non possa avere rappresentanti in Parlamento. E questo è evidentemente dato dal fatto, da una visione autoritaria direttoriale dello Stato, che non ha nulla a che vedere con la forma di governo che è prevista dalla Costituzione, che è una forma di governo di natura parlamentare. Qua vediamo invece un asse, in questo caso governo Presidente della Repubblica, che fanno in casa le leggi e che di sicuro hanno posto fine a quella autonomia del potere legislativo che è proprio del Parlamento, che non ha più neanche un 1% di quella funzione costituzionalmente garantita, che è quella di fare le leggi. Lo vediamo tutti i giorni con un profluvio di decreti legge che, tra l'altro, e questo mi dispiace, l'ho sentito dire solo ultimamente, vengono attuati in una percentuale che è ridicola. Se lei pensa che degli atti del governo Monti solo il 37% è stato attuato e di quelli del governo Letta siamo al 13-14%. Abbiamo un diluvio di leggi che non è uguale in Europa e soprattutto non ha uguali in democrazie
avanzate, ma io direi anche normali, che non vengono mai attuate. Noi quindi diciamo un enorme passo avanti, innanzitutto sarebbe quello della separazione dei poteri, di garantirla, e soprattutto di fare buone leggi, le facciamo condivise, le facciamo partecipate, le spieghiamo prima di approvarle con la cittadinanza, e poi vedremo che saranno leggi durevoli e che creeranno una certezza del diritto che oggi purtroppo non esiste, che incide sull'economia enormemente, incide sul contenzioso e sulla possibilità per le imprese di fare impresa. Per quanto riguarda, il termino in questa prima domanda, la legge elettorale ha dei profili di incostituzionalità che sono addirittura peggiori di quello del Porcellum, perché permette, con un caso scolastico, ad un partito col 10-15% all'interno di una coalizione di prendere il premio del 52%, in questo caso non ho abbassato al 15% con l'emendamento dell'accordo Forza Italia PD. La cosa è abnorme e inaccettabile, un partito di estrema minoranza, è impensabile che possa governare un paese con l'80% del dissenso, è una legge di un'antidemocraticità assoluta. Ci ha raggiunto intanto l'onorevole Gennaro Migliore, benvenuto di SEL. Buongiorno. Chiedevo agli altri suoi colleghi, vista la feroce polemica e la rottura che sembra ormai insanabile, anche se mai dire mai in politica, tra Berlusconi e Alfano, se non si avverte, come molti fanno notare oggi sui giornali, il rischio che Berlusconi e Renzi, come dire, tirino fuori alla fine un accordo per asfaltare le forze intermedie e, come dire, vedersela a loro due, al massimo appunto il Movimento 5 Stelle, che è la forza accreditata, diciamo la terza forza accreditata, di avere una consistenza tale da garantirgli comunque il rientro nel Parlamento. Ecco, voi temete che ci sia questa tentazione dell'assopigliatutto? Per dire la verità, è stata presentata un po' così questa legge elettorale in Parlamento, ma il punto non è, dal nostro punto di vista, contingente, cioè relativo a quelli che sono gli interessi di breve periodo. Noi abbiamo posto alcune questioni che possono essere assolutamente patrimonio di questa discussione sulla legge elettorale, penso per esempio a modificare la norma per ineleggibilità per conflitto di interessi, perché si era promesso anche all'inizio della legislatura e nulla è stato detto in questo senso. Abbiamo detto che avremmo voluto cambiare le norme per quanto riguarda le spese elettorali, visto che peraltro adesso è stata modificata la legge sul finanziamento ai partiti e potrebbero prendere consistenza delle preoccupazioni ancora più significative sulle lobby, e poi di modificare alcune delle soglie che sono state introdotte, in particolare quella per ottenere il premio di maggioranza al primo turno del 37%, che a noi sembra troppo bassa, e quella che riguarda le forze politiche fuori dalla coalizione, che al 8% supererebbe qualsiasi altro sbarramento in tutta Europa. Si tratta di norme che riguardano la democrazia e, come vede, non ho fatto riferimento, perché noi non lo abbiamo presentato, anzi lo abbiamo ritirato, ad un emendamento che potrebbe salvare, tra virgolette, le forze minori dentro la coalizione, perché il punto non è prendere o non prendere voti, è avere o no la possibilità di scegliere le coalizioni in modo tale che, in un sistema che comunque presenta molti problemi, persino dal punto di vista costituzionale, i cittadini vengano rappresentati e soprattutto che non ci siano le liste bloccate, in modo tale che ciascuno possa scegliere quello che è il suo rappresentante. È uno dei motivi per i quali noi avremmo preferito andare avanti su un'altra proposta, come quella di una legge Mattarella, che vedeva la possibilità di eleggere nel proprio collegio il proprio rappresentante, ma qui stiamo e qui, diciamo, facciamo, ecco, obiezioni. Però, Migliore, questo è chiaro, e anche la vostra posizione, come dire, è stata chiarita ab origine quando uscirono le tre proposte. Io quello che mi chiedo è: voi non temete di essere messi un po' con le spalle al muro, nel senso che ormai è chiaro che Berlusconi è tornato in campo, è stato parte al 50% dell'accordo sulle riforme e la nuova legge elettorale, ha guidato la delegazione Forza Italia al Quirinale, nessuno può pensare che non sia uno degli attori di questa
farsa, commedia, tragedia, vicenda, ognuno se la vede come crede. Se come molti pensano, e francamente anch'io, tra un anno si andrà a votare, voi vi troverete nella situazione in cui, se non state alleati con un PD a guida Renzi, probabile che rivinca Berlusconi, o comunque è certo che perde il centrosinistra. Se state lì, però, vi trovate anche, come dire, in una macchina dove non so in quale sedile vi potete sedere e con quale percorso di guida potete condividere. Beh, ma guardi, ma noi abbiamo sempre avuto come obiettivo quello di costruire il centrosinistra. Peraltro non è che siamo alleati futuribili, siamo alleati presenti. Oggi si sta facendo lo spoglio della regione Sardegna, dove siamo insieme al Partito Democratico, perché riteniamo che l'obiettivo di cambiare la giunta Cappellacci sia un obiettivo che vada la pena di perseguire. Il problema si porrà nel momento in cui si costruirà questa alleanza. Adesso, per questo io le dico, noi facciamo delle critiche che non sono relative all'interesse di un partito, per quanto piccolo, perché altrimenti diventa una discussione falsata. Ci sono i grandi partiti che vogliono andare avanti e qualcuno che li vuole ostacolare. Non è così. Noi poniamo questioni che non hanno a che vedere con l'interesse di un partito più piccolo. Poi che noi ci si voglia o non ci si voglia alleare, a me sembra un discorso che è un po' campatinaria, perché per quanto ci riguarda, in tutte le elezioni, anche nelle prossime amministrative, noi siamo alleati, assolutamente impegnati. Ho capito. Federica, citava migliore le elezioni regionali in Sardegna, che hanno palesato un preoccupante calo di persone che si sono arrecate al voto, un astensionismo crescente, si è superato di poco il 50%. Ecco, lei come che segnale coglie da questo? Nel senso che fino a poco tempo fa si diceva le politiche hanno forse disilluso la gente, però alle regionali, alle elezioni locali, lì la gente A può scegliere chi la governerà, B è, come dire, in contatto con quelli che vanno lì e si candidano, sono in contatto con i problemi locali, e quindi lì si riscuote il vero interesse della gente. Questo tipo di elezione in Sardegna, una regione che ha problemi tra quelli meteorologici e quelli economici, forse è la summa dei problemi del paese, invece c'è stato un disincanto. Beh, ma guardi, anche lo scorso anno alle elezioni della mia regione Friuli Venezia Giulia, avvenuti pochi mesi dopo le elezioni politiche, poco più del 50% di cittadini. Ma lì si poteva pensare a una certa stanchezza, no? Due voti così vicini. Beh, insomma, io ricordo anche i ballottaggi, ci sono per i sindaci, si vota nel giro di due settimane. Insomma, io penso che questo sia un segnale, che ormai c'è da diverso tempo, di totale scollamento, quello che dicevo prima, della politica da parte dei cittadini. Siamo voluti, o si vogliono meglio, si sono voluti uniformare a un modello anglosassone, dove vediamo ci sono percentuali bassissime di voto. Il modello anglosassone, guardiamo sempre alle democrazie anglosassone come esempio. Bisogna anche ricordare che là pochissime persone vanno al voto, in alcuni casi molto meno del 50%. Quindi è chiaro che dobbiamo riporci il problema: cosa c'è che non va? Perché se la gente non va a votare, significa che non riesce ad ottenere quelle risposte di cui che chiede alla politica. E per quello dicevo prima che se noi ci auto-incartiamo sul problema legge elettorale, questa percentuale non sarà più del 54% come in Sardegna, ma arriverà al 30%. Guardi, ho incontrato questo fine settimana i lavoratori dell'Electrolux. Nessuno mi ha detto, oddio che paura, qual è lo sbarramento o come funziona la legge elettorale. Tutti mi hanno chiesto quale prospettive ha il nostro paese per mantenere Electrolux e i posti di lavoro di Electrolux nel nostro paese. È chiaro quindi che sono queste, ma sembra banale dirlo, ma drammaticamente per la politica non è così banale, che i problemi reali sono questi. Discutiamo allora su quel campo lì. Per quello noi abbiamo detto aperture da quel punto di vista a Renzi, dicendo siamo disposti a discutere. Se Renzi ci proporrà qualcosa che possa affrontare questi problemi, noi siamo più che disponibili ad aprire una porta e a discutere, senza chiedere, come abbiamo premesso, alcun tipo di poltrona o di premio. Quello non ci interessa, non lo vogliamo, ma su queste cose qui siamo interessati a discutere. Se invece in quest'anno, come dice lei,
l'unica cosa sarà quello di farsi una legge elettorale la migliore possibile per garantirsi, malgrado non ci siano i voti, più seggi possibili in Parlamento, è chiaro che la nostra posizione sarà dura e netta. Vorremmo confrontarci su cose serie e concrete. Toninelli, qualche rimpianto per non aver presentato la lista alle elezioni regionali sarde, vista anche i risultati e visto, come dire, che un sacco di gente non c'è andata, forse anche perché voi non eravate presenti nelle liste? Nessun rimpianto, perché siamo coerenti e nell'attività che ci ha portato a questa scelta di non presentarci abbiamo dato la risposta che abbiamo dato sin dall'inizio. O il gruppo del Movimento 5 Stelle della Sardegna si trasforma, dimostrava di essere un gruppo compatto con un progetto ed un programma fatto di persone che avevano come unico fine quello di far bene alla propria regione e non solo, non ci sarebbe stato alcun problema. Purtroppo quel gruppo era scisso e questo certamente non avrebbe portato a portare avanti questo lavoro con questo fine del bene comune. Non interessandoci le poltrone, non interessandoci i luoghi di potere all'interno della regione Sardegna, abbiamo deciso, secondo me con molto coraggio ma soprattutto con ancora più coerenza, di non presentarci. Per quanto riguarda quanto appena detto dal collega Fedriga, ha perfettamente ragione, perché i cittadini e le imprese a cui vengono chieste quali sono le priorità, certamente non viene risposto alla legge elettorale. Però mi viene anche da dire un'altra cosa, che quello scollamento tra cittadini ed eletti, tra cittadini e politica, è uno scollamento che è una conseguenza diretta di una legge elettorale porcata, perché è evidente che se un cittadino può con la sua partecipazione incidere sull'attività che il proprio eletto, che il proprio rappresentante ha in ogni luogo del potere pubblico, quindi da partire dal Parlamento andando scendendo, significa che questo cittadino sarà più consapevole di se stesso, consapevole della situazione che gli sta attorno, parteciperà di più al voto e parteciperà di più all'attività politica. Fare leggi elettorali con un premio di maggioranza dove vince un solo capo, perché alla fine è una sorta di elezione diretta del primo ministro, anche senza modificare la Costituzione, significa che i rappresentanti del popolo devono rispondere ad un capo, perché la loro rielezione dipende dal capo che viene eletto e non dipende dai cittadini. Quindi purtroppo io metterei all'origine ancora questo problema, con che ovviamente nella percezione quotidiana dei cittadini i problemi siano ben altri e interessano principalmente anche a noi del Movimento, che ad esempio tra le varie cose abbiamo depositato una legge sul reddito minimo di cittadinanza con delle coperture effettive e sostanziali che purtroppo non è mai stata presa in considerazione, una legge sull'abolizione dell'IRAP per le piccole e medie imprese o una legge sul conflitto di interessi. Tra queste leggi ce ne sono alcune, ad esempio il conflitto di interessi, che sono a costo zero, neppure a saldo zero. Perché non portarle avanti? È appena stata depositata una legge da parte di un nostro collega, mi sembra, dalla Commissione Lavoro, su una riforma delle società partecipate che costano miliardi di euro all'anno di soldi dello Stato e che rappresentano in buona parte degli sprechi. Prendere da questi sprechi significa poter dare, ad esempio, ai cittadini che non hanno un reddito minimo la possibilità di riprendere a vivere, riprendere a partecipare a quello che è la spesa quotidiana e di conseguenza al rilancio dell'economia. Migliore, oltre al calo di affluenza per il voto sardo, c'è stato anche un flop conclamato delle primarie a vari livelli locali. Il PD aveva in campo per rinnovo anche di posizioni importanti. Ora, quello che voglio chiederle, diciamo, al di là del problema del PD o della Sardegna in quanto tale, ma questo abbandono dell'entusiasmo per la politica in un momento di crisi non è un po' in contraddizione? Nel senso, se si era detto che le primarie per l'elezione di Renzi segretario avevano, come dire, risvegliato la passione per la politica, perlomeno per una quota di elettorato, questo fatto che poi in una regione in crisi poca gente va a votare, per il rinnovo della struttura del principale partito del centrosinistra poca gente va a votare, come dire, la battaglia sembra persa. Guardi, innanzitutto vorrei fare delle distinzioni, perché il calo dei votanti in Sardegna mi sembra una vera preoccupazione, mentre invece per quanto riguarda le primarie legate alla la rielezione dei gruppi dirigenti regionali mi sembra sinceramente molto diverso, anche perché le primarie intorno a Renzi, Cuperlo, Civati hanno mobilitato un
all'opinione pubblica. Io credo che moltissimi non sapessero neppure che c'erano delle primarie per i segretari regionali. Questo, devo dirlo, mi sembra un dato qualificante dal punto di vista dell'analisi, altrimenti facciamo prevalere solo le istanze. Bisognerebbe, le istanze, diciamo così, di mettere tutto insieme, bisognerebbe confrontarle con le primarie che hanno eletto i precedenti segretari regionali. Sembra che siano andate peggio anche rispetto a quelle, sembra. Però insomma non mi sembravano un appuntamento politico centrale, ecco, rispetto né alle primarie nazionali né ovviamente a una tornata elettorale vera e propria. Quanto al distacco dei politici rispetto alla società e viceversa, io faccio notare una cosa: bisogna avere anche un atteggiamento che in qualsiasi collocazione, dalla maggioranza o dall'opposizione, possa trovare una via per l'efficacia. Io sono per esempio d'accordo con una serie di proposte che fa il Movimento 5 Stelle e che potrei votare, cercare di cambiare. Non capisco perché invece per esempio il Movimento 5 Stelle, quando se ne presenta l'occasione, non riesca a collaborare con quelli che sono magari proposte che possono andare nella stessa direzione anche se sono leggermente diverse. Per esempio, noi abbiamo appena presentato una modifica per la legge elettorale, dicevo, per il conflitto di interesse, e il Movimento 5 Stelle dice probabilmente noi ci votiamo una legge diversa su tutto il conflitto di interesse, che è giusta e che ha detto anche Letta nel suo ultimo intervento che avrebbe voluto fare, ma che poi alla fine non incide direttamente su quello che si sta discutendo in questo momento in aula. Per quale motivo ciò accada io francamente non lo so, se non in una forma di chiusura che per quanto ci riguarda invece è molto diversa. Noi facciamo l'opposizione cercando di entrare ogni volta con delle proposte o cercando di correggere delle proposte che cambino realmente quelli che sono gli orientamenti. La nostra proposta sul piano per il lavoro, che è un piano di investimenti di diversi miliardi di euro per mettere in sicurezza il territorio, per fare innovazione con la banda ultralarga e per mettere in efficienza gli edifici pubblici dal punto di vista energetico, se anche venisse cambiata un po', noi la voteremmo lo stesso. Non è che siamo innamorati di quello che abbiamo depositato per primi, cerchiamo di ottenere anche dei risultati significativi, come quando anche nella legge di stabilità abbiamo ottenuto numerosi cambiamenti per i quali, pur stando all'opposizione, ci siamo sentiti di dover fare un lavoro importante. Del resto la mozione che è stata approvata per esempio per l'introduzione del reddito minimo garantito è una mozione che ha voluto SEL, che è stata portata avanti ed è stata votata anche dai partiti di maggioranza. A questo punto c'è bisogno di chiedere al governo di attuarla, perché è una mozione impegnativa per il governo. Ecco, io mi aspetto che il Movimento 5 Stelle si svegli un po', cioè ci dia un po' dei contributi e non rimanga semplicemente con delle belle proposte che si votano da soli. Toninelli, è così? Vi votate solo le vostre proposte, anche se quelle degli altri sono simili o comunque contengono argomenti che vi possano interessare, solo per il fatto di essere proposte da altri voi non le accettate? Assolutamente no, è il primo a saperlo il collega migliore, a meno che partecipi poco ai lavori d'aula, di commissione, quindi non ne abbia cognizione di causa. Il Movimento 5 Stelle è il gruppo parlamentare che è più presente numericamente e quantitativamente nelle commissioni e in Parlamento. Il nostro progetto è quello che invece sento oggi dire in ogni sede e da chiunque, ovvero sia che si valuterà nel concreto le proposte, in questo caso stiamo parlando di rente, le si valuteranno nel merito. Noi questo lo diciamo da sempre e votiamo tutte quelle che sono le proposte condivisibili nel merito di qualsiasi forza politica. Quindi quello che dice il collega migliore io penso che stia mentendo sapendo di mentire. No, il collega migliore lo sa perfettamente, lei no. In commissione dove sono io e vengono sempre votate le proposte che sono nel merito condivisibile a parte del Movimento 5 Stelle. L'emendamento sul conflitto di interessi l'abbiamo presentato anche noi e dice bene il collega migliore, e verrà votato anche l'emendamento di SEL se corrisponderà con quello che è il progetto del Movimento 5 Stelle, semplicemente questo. Quindi
mi dispiace, ma non è corrispondente a realtà. Ricordo ad esempio che in questi ultimi giorni, la scorsa settimana, è stata depositata una mozione da parte della collega della Commissione Finanza sull'armonizzazione dell'IVA, è una mozione presentata, ripeto, dal Movimento 5 Stelle, votata in aula da tutte le forze politiche. Ciò per dimostrare come in questo caso è vero che da parte del Movimento 5 Stelle, ma in moltissime altre occasioni, non solo da parte di emendamenti, ma anche da parte di mozioni, il Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente. L'importante è che si tratti di progetti che fanno bene al Paese. Senta. E non esclusivamente facciano bene a una o l'altra forza. Senta, politica. Senta Antonelli, ma se adesso Renzi nelle sue consultazioni vi decidesse di incontrarvi prima della formazione del governo, voi ci andrete? Sarà una specie di talk show come è stato con Bersani, oppure questa volta, come dire, magari metterete in campo e vedrete se c'è qualcosa che vi può interessare o meno? Con Bersani abbiamo chiesto uno streaming semplicemente perché riteniamo che la trasparenza sia lo strumento principale per cambiare questo modo di fare politica. Con Renzi ovviamente noi, come aspettavamo e non abbiamo mai ricevuto l'invito per quanto riguarda la legge elettorale, attendiamo un invito per valutare quelle che sono le linee programmatiche e magari, se favorevolmente condivise, portarle avanti anche da parte nostra. Quello che diciamo è che innanzitutto non abbiamo partecipato a queste consultazioni al Quirinale, consultazioni farsa, perché era evidentemente tutto deciso a tavolino senza interessare il Parlamento, ed è una prassi costituzionale che vige da dei tempi di Scalfa. Di conseguenza è inaccettabile che il Parlamento, fatto dei rappresentanti della sovranità popolare, non sia stato interessato dei perché all'interno di un partito, meglio di una segreteria, ci sia stata una crisi, perché chiaramente, lo diciamo, la crisi di governo ha interessato esclusivamente un partito che non ha voluto passare in Parlamento a dire il perché, che cosa era successo al proprio interno. I cittadini hanno visto semplicemente che all'interno di una segreteria di partito, con l'avallo di un Presidente della Repubblica che purtroppo non è più garante di nessuno, hanno deciso di modificare, di cambiare un governo con un vero e proprio golpe. Ricordiamo, tra l'altro, una cosa che purtroppo viene ricordata ancora raramente, ovvero sia che la maggioranza del centro-sinistra che sta in piedi oggi è una maggioranza, in questo caso il PD, che è completamente drogata da un premio di maggioranza che è stato abbattuto da parte della Corte Costituzionale. Ci sono 148 parlamentari, 148 deputati che non dovrebbero sedere in Parlamento. Anche dei vostri ce n'è qualcuno? Assolutamente no, il Movimento 5 Stelle non ha preso il premio di maggioranza. Beh, però ha favorito di una legge che, come dire, si è strutturata in tale maniera da, per esempio, avere deputati nominati e non scelti, anche se voi avete fatto le consultazioni in rete, eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, le critiche della Corte Costituzionale riguardano tutto il parco degli eletti nel nostro Parlamento, no? Ha perfettamente ragione, difatti noi abbiamo detto sin da subito andiamo a votare perché anche noi siamo politicamente illegittimi, però non mettiamo sullo stesso piatto un 148 parlamentari in più tra PD e SEL rispetto invece a zero parlamentari in più rispetto al Movimento 5 Stelle, che le ricordo che con la legge elettorale uscita dalla consulta avrebbe avuto circa 60-65 deputati in più alla Camera. Sono due cose diverse, però noi con coerenza abbiamo sempre detto andiamo a votare inizialmente con Mattarellum, che era la legge costituzionale, l'ultima legge costituzionalmente legittima. Una volta depositata le motivazioni della sentenza della consulta, abbiamo detto andiamo a votare con quello che è stato denominato il cosiddetto consultellum, e lo siamo ancora, perché riteniamo che, seppur si tratta di una legge non perfetta, evidentemente essendo un proporzionale puro con soglie di sbarramento piuttosto alte, quantomeno una legge costituzionalmente legittima. Fedriga, anche voi non siete andati, anzi non vi hanno voluto con la composizione della delegazione che il vostro segretario voleva portare al Quirinale, ma insomma forse era facile immaginare che vi avrebbero detto di no. Però invece, tanto quello che ha detto Salvini e quello che ha anche ripetuto lei, a un colloquio con Renzi ci andrete sicuramente, se vi invitano. Sì, se il piatto saranno temi concreti siamo disposti ad andare, ma esattamente quello che volevamo fare con il Presidente della Repubblica. Noi avevamo chiesto di portare rappresentanti del territorio, che non erano 100 persone, era un Presidente della Regione, un Presidente della Provincia e un Sindaco, in particolar modo un Sindaco di un comune alluvionato, per cambiare forse un po' la prassi
è quella di andare là per trattare su maggioranze e poltrone da ministro. Noi volevamo là e trattare su problemi che stanno vivendo i nostri territori, siamo un movimento territoriale, non ci sembrava una rivoluzione istituzionale così marcata, anzi sembrava una posizione di buon senso. Ci è stato detto di no, ne abbiamo preso atto e quindi abbiamo deciso di non mandare la delegazione. Stesso schema verrà riproposto se Renzi ci chiamerà chiedendo di cosa vuole fare Renzi su determinate tematiche che sono quelle che ho annunciato prima. Noi abbiamo delle proposte anche noi depositate, come la riforma del lavoro, come per esempio la reddito di cittadinanza che ha proposto i 5 Stelle e il PD. Noi invece siamo profondamente contrari, crediamo che i soldi devono essere investiti, quelli che ci sono a disposizione, per abbassare il costo del lavoro, per lasciare più soldi in busta paga ai lavoratori e creare nuovi posti di lavoro, non fare assistenzialismo. Però ovviamente sono posizioni politiche legittime e differenti, su quello noi siamo disposti ad avere un confronto, non abbiamo nessuna preclusione sui temi, abbiamo preclusione ovviamente un po' su come sono state come si è svolta questa vicenda, che ci sembra assolutamente surreale quando una settimana prima il segretario del PD dice, l'abbiamo sentito più volte in questi giorni, a Letta stai tranquillo, e una settimana dopo viene sfiduciato dalla stessa segreteria guidata da Renzi. È chiaro quindi che ci lascia perplesso, perché la perplessità nasce dal fatto che la nostra preoccupazione è che queste dinamiche stiano semplicemente dettate da un cambio di potere e non da un cambio di obiettivi. Noi abbiamo contestato il governo Renzi Letta perché ovviamente, ed è sotto gli occhi di tutti, risultati per il nostro paese se ne sono visti ben pochi, molti ne ha visti i diktat tedeschi ed europei, pochi i cittadini del nostro paese. Se fosse stato questo la motivazione del cambio di governo, ovviamente avrebbe avuto un perché. Invece ci sembra che purtroppo sia dovuto semplicemente a spostamento di potere all'interno dello stesso PD. Migliore, volevo chiedere, lei che ha anche una certa lunga esperienza sia parlamentare che ovviamente politica, come spiega? Cioè, politica sicuramente, parlamentare sono in Parlamento da meno di 3 anni. Però insomma lei è uno dei leader del Sinistra Economia e Libertà. Come spiega in questo gioco che si fa, che è tutto come dire appannaggio dei colleghi che devono riempire le pagine dei giornali del totoministro, però per la prima volta circolano nomi in alcuni ministeri chiave, soprattutto economici, come dire incompatibili l'uno con l'altro, cioè Ichino e Epifani rappresentano due visioni del mondo del lavoro completamente diverse, lasciamo perdere poi su tutta quella serie di manager o non manager politici o mezzo politici e mezzo manager che girano intorno sul Ministero Economico, anche lì non è che tutti i manager hanno la stessa ricetta, ci sono ricette palesemente in contraddizione una con l'altra. Che vuol dire? Vuol dire che non abbiamo capito niente noi giornalisti che facciamo questo gioco, o che non è chiara la ricetta economica e per il lavoro che Renzi si appresta a mettere in campo? Ma penso una cosa, e lo penso perché appunto leggo i giornali e vedo come funzionano da tempo, che i giornali devono scrivere tutti i giorni qualcosa e quindi non c'è mai una pausa di riflessione, e ogni indiscrezione, alcune ovviamente alimentate da diretti protagonisti, da quelli che sono chiamati a scegliere o da quelli che magari amano far circolare il proprio nome, poi vengono riprese, ribattute e inizia un circo mediatico che ci ha abituati poi a essere smentito sistematicamente. Non mi ricordo una squadra di governo che non abbia avuto almeno 10 fisionomie diverse fino al momento in cui poi è stata varata effettivamente. Poi in quel momento ci si dimentica di quali erano le previsioni, per cui su questo sinceramente staremo a vedere, non è che... Sì, ma io sono d'accordo con lei, la differenza è rispetto al passato, che mentre prima si proponevano delle rose di nomi sulla base del peso del bilancino nei vari partiti, no? Però più o meno l'uno equivaleva all'altro. Qui invece, insomma, si
propongono candidature che hanno questo, e siccome qualcosa di vero ci sarà, o comunque l'umore che viene colto è quello, mi sembra, perlomeno a me sembra, di una incertezza su quale sarà poi la linea economica del nuovo governo. Guardi, il punto non è, secondo me, se mi posso permettere, la tipologia del ministro, quanto l'impianto complessivo del governo. Le faccio un esempio. Nel governo Monti, che mi ha visto come oppositore, sebbene da fuori dal Parlamento, c'erano personalità come Fabrizio Barca, che è un uomo sinceramente di sinistra, e personalità come Elsa Fornero, che è una persona, diciamo, sicuramente una conservatrice, che ha fatto, credo, le peggiori riforme degli ultimi anni. E il fatto che coesistessero dipendeva da, ovviamente, dai dicasteri diversi, dai ministeri diversi, ma quello che io sottolineo è che poi l'impronta l'ha data Monti, che ha dato ragione alle ricette della Fornero, per dirla brevemente, e ha segnato quel governo in quel senso, per cui alla fine poi ministri anche di grande valore, come appunto Fabrizio Barca, si ritrovano ad essere marginalizzati nella proposta politica complessiva. Si tratta di vedere qual è la voglia di mettere una marcia diversa, una marcia in più che vorrà fare Renzi. Un problema che noi abbiamo segnalato sulla presenza del nuovo centrodestra riguarda molto questo aspetto, perché non si meraviglierà del fatto che noi abbiamo una enorme perplessità, una contrarietà rispetto a chi nel corso di questi mesi ha fatto pesare il suo ruolo, sia per bloccare per esempio le riforme elettorali, ed è il motivo per il quale secondo me non è ancora stato chiuso l'accordo tra Alfano e Renzi, sia per esempio per aver difeso a tutti i costi una misura ingiusta come quella riforma dell'IMU, che dopo complicate schermaglie ha portato gli italiani a pagare ancora di più. Per cui il punto è sempre su quali sono i principi su cui si fonda un'alleanza, non è dei singoli ministri, e se la presenza del nuovo centrodestra di Alfano risulterà condizionante, ovviamente segnerà negativamente dal mio punto di vista questo governo. Sì, ma mi scusi, Migliore, siccome questa è una domanda che più volte le hanno posto in questi giorni, e forse non ho capito io, ma ancora non ho capito bene qual è la vostra proposta, nel senso che se il gioco è o dentro SEL o dentro NCD, vince NCD perché ha, come dire, un numero di senatori tali da garantire la maggioranza al governo. Quindi la proposta alternativa di SEL qual è? Quella di un governo di minoranza che va lì e piglia la sfiducia e poi si va a votare? No, la nostra proposta è quella di trovare delle altre forme attraverso le quali il... Mi sembra che Toninelli non è disponibile, ecco, questo volevo dire. Questo purtroppo, dico io, non è disponibile, perché il Movimento 5 Stelle pensa dal suo punto di vista legittimamente, non so quanto legittimamente dal punto di vista di chi l'ha votato, di contribuire a una mancanza di soluzioni alternative, ed è per questo motivo che noi stiamo all'opposizione, punto. Non voglio essere io quello che individua delle strategie alternative. Se si prosegue con questa indicazione, questo è quello che ho inteso dalle dichiarazioni che sono state fatte da Renzi, è chiaro che noi saremmo l'opposizione. Sarebbe ben strano se noi ci mettessimo a fare i suggeritori del Presidente del Consiglio incaricato. Toninelli, è un'ipotesi completamente destituita di ogni fondamento l'idea che magari con SEL, con il PD, voi possiate dar vita ad una maggioranza diversa, con un programma che ovviamente tiene presente le vostre istanze e quello che voi andate dicendo e le proposte che state formulando in Parlamento e fuori. Allora, innanzitutto ripeto, per noi l'obiettivo principale sarebbe quello di andare a votare e farlo il prima possibile, perché non è accettabile quello che è accaduto, non è accettabile, ripeto, la composizione del Parlamento. Parlare di intese come deleghe in bianco, qualcosa di aprioristico, per noi non rientra nel nostro DNA. Per noi andare a votare col consultellum, pur sapendo, pur nella consapevolezza certa
che non ci sarebbe un vincitore non è di per sé un fattore negativo, perché la governabilità per forza è un'utopia tipica italiana, perché governare col 25% un paese è impossibile, perché fuori c'è il 75% del dissenso. Noi diciamo, anche con un voto in più, anche con una percentuale in più di un altro partito, di un altro gruppo parlamentare, sedersi a un tavolo, scrivere nero su bianco delle linee programmatiche, con questo programma effettivo, concreto e fattibile presentarsi davanti al Presidente della Repubblica e dire: ora andiamo a governare, ora questo è il progetto all'italiana. Quello che stiamo vedendo invece è veramente qualcosa da Prima Repubblica, anche se nelle fasi della Prima Repubblica probabilmente c'era qualcosa di più positivo, perché tutto quello che sta accadendo oggi è avvenuto e avviene al di fuori del Parlamento, non interessa i rappresentanti dei cittadini e di conseguenza non interessa gli italiani. Con questa gente, con questa classe politica, per noi è purtroppo impossibile ragionare, perché non si ragiona di progetti, ma si ragiona di poltrone. Questo per noi è un qualcosa di distante anni luce. Però scusi, quello che ha detto Renzi e quello che gli chiede anche Alfano poi in fondo è: scriviamo un programma con date, responsabilità, cioè chi deve fare cosa, su quello andiamo in Parlamento e diciamo: questa è la proposta, chi ci sta ci sta. Potrebbe essere, come dire, una carta rigirata anche a vostro vantaggio, no? Certamente sì, se presentasse il reddito, indipendentemente da come insomma, si è arrivati a questo. Però capisce, ma qualsiasi progetto noi lo valuteremo nel merito e verrà votato se lo vedremo positivamente. Questo è sempre stato, lo è sugli emendamenti, lo è sui decreti legge, lo è sulle proposte legge di iniziativa parlamentare. Questo per noi è un modo di lavorare ordinario. Certo è che se iniziamo con una legge elettorale, che è il primo progetto elettorale di quello che sarà il nuovo primo ministro, che è completamente incostituzionale, che distanzia, che allontana, che spinge ancora più lontano i cittadini dalla politica e dal Parlamento, perché elegge un primo ministro, un capo che è padrone di tutto il Parlamento e zittisce i parlamentari e di conseguenza le voci dei cittadini, il biglietto da visita penso che sia il peggior biglietto da visita immaginabile. Ho capito. Federica, il discorso che facevo con Toninelli vale in larga parte anche per voi, nel senso che se da Renzi venissero delle proposte che vanno nella direzione a voi indicata, soprattutto per quanto riguarda il comparto economico industriale, che sembra essere uno dei sulla quale la Lega ha maggiore attenzione, quindi le incentivazioni per la ripartenza dell'economia, anche voi potreste, come dire, in qualche misura essere coinvolti in questa maggioranza o no? Guardi, noi non c'è dubbio che proposte di questo tipo, se venissero fatte e ci convincessero, ovviamente se le vedremmo incisive sul mondo economico e del lavoro del nostro paese, siamo più che disposti a votarle. Abbiamo le nostre proposte, discutiamone. Detto questo, siamo già stati abbiamo avuto una posizione di apertura anche col governo Letta, all'inizio ricordo noi siamo astenuti, sì, all'inizio, proprio per la questione delle riforme. Abbiamo visto che, quindi nessuno penso ci può accusare di avere una posizione preconcetta, ci siamo astenuti, ripeto, senza chiedere nulla in cambio. E se dopo però vediamo che è stato, come si è dimostrato, un fallimento su tutti i fronti, anche quello delle riforme, che era quello che ci tenevamo particolarmente, è chiaro che a quel punto l'opposizione della Lega è diventata dura, è molto dura verso questa indecisione, questo non fare del governo Letta. Quindi io utilizzerei un'estrema cautela prima di dire come ci comporteremo col governo Renzi. Allo stato attuale diciamo che le premesse non sono positive per come si è svolta e come è avvenuta tutta questa vicenda, però noi vogliamo mettere da parte i nostri interessi, vogliamo mettere da parte interessi particolari di come si possono prendere più voti possibili, fare l'opposizione, andare al governo per acquisire il potere, se ci offrono qualche poltrona, li mettiamo da parte, non li vogliamo neanche considerare e non li considereremo. Allora però vediamo sulle cose concrete. Sulle cose concrete da parte di Renzi per adesso è stato zero. Anche sul Jobs Act, che doveva presentarlo, ricordo, alla direzione del 16 gennaio del PD, non si è visto ancora nulla se non 6 titoli che non dicono niente. È chiaro su cosa ci confrontiamo a questo punto, su 6 titoli che non dicono niente. Se dopo Renzi invece vuole prendere la nostra proposta di legge sulla riforma del mercato del lavoro che abbiamo presentato, che è un riassunto anche delle diverse attività parlamentari che avevamo fatto nel periodi precedenti,
e da quella vuole partire, bene, ovviamente sono più che disposti a collaborare da questo punto di vista. Se dopo invece Renzi avrà qualche idea fantastica, qualche bacchetta magica che ci proporrà una riforma magnifica, bene, discutiamo anche su quella. Allo stato attuale non c'è nulla, da parte del segretario del PD, futuro premier, non c'è nulla. È la responsabilità loro e del Presidente del Consiglio mettere sul tavolo anche le forze di opposizione con qualcosa di concreto, altrimenti è chiaro che noi fiduce al buio non le diamo a Renzi, tantomeno se, ripeto, è chiaro, quindi si è comprato in questo modo fino ad oggi senza un discorso alla carta, no? A seconda del menù che viene proposto scegliete se comprare il piatto, sì, o meno. Ma la cosa drammatica, se mi permette, poi mi scuso, devo salutarvi, certo, e vi ringrazio del, no, grazie a lei per essere stato con noi. La cosa che mi sorprende è che è stato fatto cadere un governo, non perché Renzi ha messo sul piatto questa è la mia proposta alternativa, il governo non lo sta facendo, ma perché ha deciso che doveva diventare lui Presidente del Consiglio. Questi sono i fatti. Dopodiché ci auguriamo che... Ma l'ha deciso da solo? Non so chi l'abbia deciso e se è stato deciso da forze politiche o altri tipi di forze, credo molto più potenti di quelle politiche. Ma detto questo, non voglio incominciare adesso a fare strani ragionamenti, detto questo però io credo che l'unica cosa che adesso può fare Renzi per uscire dal pantano, che questo è il vero pantano, dove si è cacciato, è fare qualcosa di concreto e di serio. Se pensa di fare in un anno la legge elettorale e andare al voto, penso che i cittadini gli risponderanno con una bella pernacchia, il PD prenderà non il 27% ma il 10% dei voti. Grazie per essere stato con noi, Federica. A voi, buon lavoro. Vedremo nell'evolversi di queste settimane. E a proposito, Migliore, nonostante la sua scarsa esperienza parlamentare, va bene così, lei che prevede, che in settimana si chiude tutta la vicenda oppure che i tempi saranno più lunghi? Ma io immagino che entro la settimana potrebbe essere concluso l'accordo di governo. Se ciò non fosse, dipenderebbe da un contrasto insanabile che difficilmente sarebbe ricomposto successivamente. Non penso che i giorni possano essere più di quelli che fisiologicamente servono a fare delle intese. Tra l'altro credo che forse non sarebbe male se saltasse questo accordo con il nuovo centrodestra, ma mi rendo conto che poi ritorniamo alla domanda precedente sull'alternativa, che anche in questo caso non spetterebbe a me indicare. Sì, non spetterebbe a lei, ma insomma, voglio dire, la matematica non è un'opinione, ma secondo lei... La politica spesso modifica, sì, quelle che possono essere delle pure matematiche, perché il problema che ha posto per esempio il mio partito, e specularmente Alfano, è esattamente quello di avere o no un governo che abbia un'ispirazione di centrosinistra. Questo non c'entra con i numeri in senso stretto. Ecco, ma io le volevo chiedere proprio questo, che sono sicuro che è una domanda sulla quale Toninelli sarebbe d'accordo con me. Ma esiste ancora oggi, ha un senso dire un governo di ispirazione centrosinistra, un governo di ispirazione di centrodestra? Cioè, nella situazione data, non dico che non ha senso in assoluto dal punto di vista escatologico, parlo proprio del concreto, dell'oggi. Un Presidente del Consiglio che dice io voglio fare queste e queste cose, chi ci sta ci sta, sono cose, alcune cose non sono né di destra né di sinistra, sono di puro buonsenso. Ma guardi, il puro buonsenso viene sempre apprezzato se va nel senso di costruire delle cose positive per i cittadini, però mi lasci dire che l'anomalia in questo momento continua a essere Palazzo Chigi, perché nel resto d'Italia il centrosinistra è vivo e come, e vive di elezioni come quelle che oggi si stanno appunto verificando in Sardegna, l'abbiamo detto prima, e di tante amministrazioni nelle quali il centrosinistra è unito. Quindi mi sembrerebbe piuttosto strano che ci fosse un comportamento che tendesse a mettere da parte quello che è nella volontà di tanti cittadini e di tanti elettori. Questo francamente è stato dovuto a una legge elettorale che, tra i tanti guasti,
sicuramente ci metto dentro anche il premio di maggioranza eccessivo alla Camera, aveva il premio di maggioranza frazionato regionalmente che ha creato un pasticcio al Senato, per cui il punto è che l'attività parlamentare è stata fortemente condizionata dal Porcellum, non si può dire che questo possa di per sé inficiare una prospettiva politica. Toninelli, secondo lei esiste una differenza sostanziale di programmi per cui si può fare un governo di centrodestra o un governo di centrosinistra, e questa cosa ha senso in una realtà pratica come quella che stiamo vivendo in questi giorni? Ovviamente esistono differenze di idee, e questo, per carità, grazie a Dio, nessuno ce lo potrà togliere. Allora, io ritengo che sia giunto il momento di uscire dalle logiche di destra e di sinistra, ma fare dei progetti che abbiano un'attuazione immediata e concreta, che facciano bene ai cittadini. Io posso invitare quello che sarà tra pochi giorni il nuovo primo ministro a ricordarsi che ci sono sul piatto ben 8 decreti, dei 9 depositati in poche settimane dal precedente governo Letta, e di cui uno riguarda il finanziamento pubblico ai partiti, ovvero sia uno dei cavalli di battaglia che Matteo Renzi ha sempre portato durante la sua campagna elettorale per le primarie. A questo punto un primo passo verso una credibilità potrebbe essere quello di abolire immediatamente, sin da subito, quello che è il finanziamento pubblico diretto ai partiti, che ricordiamo invece purtroppo con questo decreto legge, quello che era prima invece una legge di iniziativa governativa, dilazionava fino al 2017 o al 2018 l'inizio di un finanziamento pubblico indiretto. Quindi questo potrebbe tranquillamente essere, per conto nostro, un primo passo. Un bel calcio d'avvio, insomma. Sì, rispetto alla legge elettorale, che è partita, la proposta di digitale, comunque è partita malissimo, ecco, diciamo, ma che può essere un modo per recuperare un po' di credibilità e far decadere una serie di decreti che invece non stanno in piedi e che non hanno una attuale vigenza, non hanno un'attuale applicazione, come invece dovrebbe essere per i decreti, essendo di straordinaria necessità ed urgenza. Potrebbe anche essere questo un passo avanti, un elemento positivo, un modo di fare politica differente. Senta, Donnelli, ma siccome come diceva Migliore, credo anch'io, entro la settimana dovremmo aver chiuso i giochi, e se dovessi andare a scommettere da un bookmaker inglese, scommetterei dando la preferenza al fatto che gran parte del vostro punto di vista non sarà raccolto dal programma di governo. A quel punto voi avete già preventivato, avete già in animo una forma di contestazione, di protesta forte, come è stata fatta per il governo Letta e per le decisioni, soprattutto per le questioni tipo legge elettorale sulle quali non siete d'accordo, o, come dire, deciderete la strategia cammin facendo, ma non c'è già, come dire, uno squillo di tromba per la mobilitazione pronto? Allora, quello che volevo dire è la nostra protesta, il nostro fare opposizione è sempre stato un fare opposizione istituzionale, che purtroppo è stato stigmatizzato soprattutto nell'episodio della cosiddetta ghigliottina, con comportamenti che in realtà ritenuti violenti o addirittura eversivi da una Presidente della Camera che purtroppo non ha nessun ruolo di garanzia, che in realtà era una reazione ad un sopruso che non ha precedenti nella nostra storia repubblicana, ovvero sia un zittire, un porre fine ad un procedimento parlamentare costituzionalmente garantito ed imposto, che significa qualcosa di inaccettabile, di completamente antidemocratico, contro il regolamento della Camera e contro la Costituzione. Ma detto, guardi, premesso che io non ho questi falsi scandali, cioè questi falsi scandalismi, io li trovo a volte abbastanza ipocriti, però per dirla tutta, anche non si era mai visto in un Parlamento della Repubblica l'assalto ai banchi della Presidenza del Governo in quella forma. Ma mi verrebbe da dire che si è visto molto di più, si sono lanciati oggetti, si sono lanciate monetine, si è fatto molto di più. Probabilmente la memoria storica nostra non è una memoria storica molto ampia. Purtroppo la politica, sì che un qualcosa accaduto 2 giorni fa, 2 settimane fa, rappresenti una distanza secolare rispetto all'odierno. Io ritengo assolutamente che la nostra posizione, che faremo, sarà una posizione innanzitutto istituzionale, che guarderà singolarmente ogni progetto e che, ripeto, rimarrà nei ranghi istituzionali, ovvero ovviamente purtroppo essendo un'informazione generalmente sottolineata
Torino generalmente non a favore del Movimento 5 Stelle, in cui purtroppo vengono stigmatizzati fatti che in realtà non hanno quell'ampia rilevanza, come nel caso della ghigliottina, noi comunicativamente dovremmo cercare di fare attività che possano spiegare il merito della nostra protesta, che purtroppo per noi è piuttosto difficile. Senta, Migliore, in chiusura c'è un argomento che non abbiamo trattato, che però, come dire, magari non è caduto. Migliore, c'è ancora? No, ci sono. Ah, ecco, no, perché ho sentito un rumore telefonico. Non abbiamo trattato perché sicuramente è meno appariscente, meno sexy di quello della squadra di governo, però il nuovo governo si troverà a dover decidere su una serie di nomine di aziende strategiche per l'economia del paese. Lei lì vede la possibilità di un segnale di rinnovamento, o il rischio sarà quello del ripetersi di quel balletto di boiardi di Stato, come sembra essere dalle anche lì poco credibili anticipazioni che escono sui giornali? Guardi, io auspico, e questo lo auspicherei con qualsiasi governo in campo, un rinnovamento radicale, perché è evidente che la circolazione degli stessi nomi per importanti cariche pubbliche può generare semplicemente una vera e propria casta di superpotenti nell'amministrazione di aziende strategiche per il nostro paese, per cui mi aspetto che valgano molto anche delle proposte importanti dal punto di vista del curriculum, della capacità, ma anche che si possa cambiare un po' strada, questo innanzitutto facendolo anche con un contenimento dei salari, insomma delle retribuzioni di questi top manager. Noi abbiamo presentato una proposta di legge in questo senso, credo che sia importante avere quanto di più preparato al vertice di queste aziende, e spesso non è così, per dire la verità. Però in ogni caso si deve fare una moratoria di quelli che sono dei superstipendi, che credo debbano essere sempre più contenuti. Toninelli, lei su questa vicenda qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Cioè, nel senso che anche lì è vero che voi non volete entrare e non intendete entrare in spartimenti di torte e tutto il resto, però queste aziende, come dire, sono l'ossatura dell'economia del paese. Ho perso parzialmente la domanda, che è caduta la linea, immagino che si stia... Purtroppo credo che abbiamo perso totalmente il collegamento con Toninelli. Se non siamo in grado di ripristinarla rimarremo col dubbio su quale... C'è Toninelli? Mi sentite? Adesso sì. La domanda riguardava le nomine che Renzi si troverà a dover affrontare nelle principali aziende, diciamo, partecipate, che sono poi la struttura, una delle strutture portanti dell'economia del paese. Allora, innanzitutto la premessa che mi viene da fare è la fretta di Renzi cacciare Letta, nonostante la situazione politica rimanesse identica, nonostante non ci sia una progettualità da parte di Matteo Renzi tale da essere completamente differente da quella che stava portando avanti Letta, ci fa pensare che forse questo passaggio relativo a nomine di tale importanza possa essere uno dei motivi, se non il motivo principale, di questa fretta di accaparrarsi la poltrona più importante. Detto questo, noi il timore è forte perché abbiamo già visto purtroppo un ventennio di politica personalizzata. Il personalismo della politica ci ha portato nella situazione in cui purtroppo oggi viviamo. Noi diciamo che bisogna andare dalla parte opposta, ovvero sia bisogna condividere le scelte con il cittadino o con quella parte della classe del cittadino politica che è a cognizione di cause e di conseguenze, non a centrale su una sola persona o su una stretta oligarchia le scelte tanto importanti. Abbiamo molto timore in questo, e quello che chiediamo a Matteo Renzi è di dare massima trasparenza e massima condivisione a quelle che sono le nomine di cui stiamo parlando. Beh, però lei converrà con me che non è che si può in rete chiedere chi volete come presidente, come amministratore delegato dell'Enel o dell'Eni, no? Infatti non ho detto esclusivamente.
egregiamente da condividere con i cittadini, ma da condividere con la segreteria, in una maniera che come dovrebbe essere in ogni concorso pubblico, ovvero sia con la trasparenza, con in questo caso ovviamente no, ma in casi in generale si tratta di concorsi in cui debbono essere portate alla ribalta quelle che sono le competenze tecniche ma anche etiche e morali del candidato. Le faccio un esempio: la scorsa settimana abbiamo audito Padoan come nominato come alla presidenza dell'Istat. Ebbene, è stato una prima volta, nonostante fosse previsto per legge, ed è stata una richiesta da parte del Movimento 5 Stelle che è avvenuta in commissione l'audizione di quello che era l'unico candidato. Capisce bene come solitamente fino ad oggi sarà semplicemente nominato e il Parlamento ratificato una scelta da parte del governo. Bisogna andare dalla parte opposta, ovvero sia, ok, la legge prevede che è il governo a proporre il candidato, ma è il Parlamento che deve con un parere vincolante confermarlo, e per essere vincolante il Parlamento, in quanto rappresentante della società popolare, deve essere informato. Perfetto. Grazie Migliore e Toninelli per essere stati con noi e, come dire, aver condiviso quest'ora di attesa mentre il credo sia già a colloquio, sta per entrare a colloquio il futuro presidente incaricato Renzi al Quirinale. Ringrazio anche Riccardo Orsini e Valeria D'Onofrio che hanno reso possibile questa trasmissione. Da parte mia, di Bruno Sociillo, non resta che augurarvi di stare a vedere che succede insieme a noi, e magari lunedì prossimo ne riparliamo. Grazie e buon proseguimento d'ascolto sui canali di Radio Rai. Avete ascoltato 60 minuti. I protagonisti della politica nel salotto di Bruno Sociillo.